Finita ragazzi, finita. La Juventus batte la Salernitana 2-0. Gol del rientrante Paolo Dybala, la Hoya e Dusan Vlahovic, ragazzi. Dusan Vlahovic. Saliamo a quota 59 punti in classifica, a meno 1 dall'Inter, seppur con una partita in meno da recuperare, ci mancherebbe altro. E al ritorno dalla sosta delle nazionali, ragazzi, ci sarà proprio lo scontro diretto allo stadium tra le due compagini, Juventus ed Inter. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il compitino sostanzialmente. Abbiamo fatto il compitino, non una prestazione eccelsa. Eravamo obbligati a vincere e l'abbiamo fatto. Secondo tempo che non mi è piaciuto, ragazzi. Purtroppo noi abbiamo questa problematica. Noi un tempo riusciamo a fare un tempo, mo, o il primo o il secondo, non si sa quale, un tempo buono, mediocre. Secondo tempo e il primo tempo non ci stiamo, ragazzi. In questo caso, secondo tempo, siamo letteralmente spariti. Abbiamo passato i ritmi. Ma diciamo che questa volta ci poteva anche stare, perché comunque eri già sul 2-0, avevi già archiviato la partita, avevi già archiviato la pratica. Però, ragazzi, nonostante ciò, la Salernitana l'occasione di rientrare in partita ce l'ha avuta con quel sinistro di Bonazzoli su sponda di Dioric, che fortunatamente era potente, ma era centrale, e quindi Szczęsny ha parato con molta, diciamo, superficialità, semplicità. Allora, ragazzi, sapete benissimo che io dell'arbitro non parlo mai. Oggi non mi voglio soffermare tanto sulla partita, perché non è che ci sia tanto da dire, ragazzi. La Juventus ha vinto la partita che doveva vincere. Ma sull'arbitro, Airoldi, ragazzi, Airoldi oggi è stato letteralmente imbarazzante. Impresentabile, scandaloso. Cioè, alla fine del primo tempo c'è un fallo su Pellegrini in area di rigore. Mo, ragazzi, non voglio dire che era rigore al 100%. Voglio dire 60-65%. Sono con te, sono con voi, anche con chi dice che magari non era rigore. Va bene, non glielo vuoi dare il rigore, ma non dare il cartellino giallo a Pellegrini, perché lì non è assolutamente simulazione. Non è assolutamente simulazione, perché Gyökeres, ragazzi, lo prende a Pellegrini. Con la sua gamba sinistra lo prende sulla gamba destra a Pellegrini. Andatevi a vedere bene. Come cazzo fa? Ma pure il VAR, ragazzi, ma pure il VAR, anche il VAR, no, io dico una cosa. Ma il VAR a che cazzo serve? Non serve a un cazzo, VAR, non serve a un cazzo, VAR. Cioè, io dal primo replay ho visto subito, ho detto, questo qua per me era rigore, ragazzi. Perché lo prende proprio sullo stinco, con la punta sullo stinco, e là è rigore. È ovvio, Pellegrini poi accentua un po' la caduta, ma lo prende, lo prende. Poi, ripeto, non lo vuoi dare, ma non ammonire, non ammonire. Ma anche altre situazioni di gioco, il fallo su Cuadrado a 10 dalla fine, Verdi se lo trascina giù e non dà fallo, ripartenza della Salernitana, fischia fallo su Rabiot, ovviamente. È Rabiot che dice, si lamenta, dice, però là non hai fischiato. E Verdi, vaffanculo, e Verdi era già ammonito, e Verdi era già ammonito, ma non diciamolo. E poi dopo 2 minuti fa un altro fallo e non viene ammonito. Gyökeres, ragazzi, voglio parlare di Gyökeres. Oggi Gyökeres ha fatto minima, 10 fall. 10 ne avrà fatti oggi Gyökeres, non ha preso un cartellino giallo, uno non l'ha preso, ragazzi. E Vlahovic ha dovuto giocare sempre sul chi va là, perché giustamente quello voleva Gyökeres, perché lo provocava Vlahovic, si era capito già. Voleva che Vlahovic sbagliasse, si facesse ammonire e saltasse la partita contro l'Inter. Gyökeres, ragazzi, oggi ha fatto non so quante falle, non so quante falle, non è stato manco ammonito. Cioè, l'arbitro oggi l'ha fatto fare quello che cazzo voleva qui. Non lo so, quindi vedete, ragazzi, io non parlo mai di arbitri, ma oggi Airoldi, impresentabile proprio, impresentabile. Ripeto, sulla partita non c'è niente da dire. La Juventus ha vinto quella partita che doveva vincere, ha fatto la partita che doveva fare, perché noi questi siamo. Dybala rientra e segna, però Dybala non fa la differenza. Serve un assist a Vlahovic che si divora il gol, poi De Sciglio cross e Vlahovic timbra il 2-0, e lì è finita la partita, ragazzi. Perché ho detto, la Juventus che fa più di due gol non esiste, di fatto. Non ne ha fatto neanche over, manco perché ha giocato le schedine che c'aveva over. Niente, ragazzi, bene così, adesso c'è la sosta. E niente, poi vediamo in queste 2 settimane gli argomenti che usciranno per quanto riguarda la Juventus, e sicuramente anche di calciomercato.
e ci riaggiorneremo. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti, anzi di serata a tutti, e sempre forza Juve, cazzo!